Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Marco Marchese, editore delle Officine Editoriali d'Acleto. Oggi ci troviamo a Torre del Greco per la presentazione del libro di Rosalba Volpe, Il mare che ho dentro. Come mai soprattutto questa scelta di Rosalba per questo libro, che comunque ha già colpito non solo il pubblico qui presente, ma anche nelle vendite? È un libro molto poetico, già lo abbiamo capito dall'interpretazione del professore. Dacci qualche informazione in più su questo libro e perché acquistarlo. Beh, Rosalba Volpe naturalmente ha scritto questo volume, che è un volume meditato, ragionato, scritto alle 5 del mattino, appena alzata, con tanti sacrifici. E oggi siamo qua a Torre del Greco, si può dire a casa sua, in questa splendida cornice che è la Villa delle Ginestre, dove ha vissuto l'ultima stagione della sua vita Giacomo Leopardi, quindi non poteva esserci location migliore. È un libro poetico, è un libro dove accade un fenomeno molto particolare. Io dico sempre, un libro funziona quando lo si legge e la mente comincia a farti vedere davanti il film di ciò che stai leggendo. In questo libro questo accade, però accade anche qualcosa di più. Ad un certo punto del libro, nel film che la mente ti pone davanti, tu diventi il protagonista, e questa è veramente una cosa particolare. E poi dopo è arricchito da 5 splendide tavole d'autore e a colori, che sono pubblicate volutamente in coda al libro, e quindi si fa una doppia esperienza, perché prima si fa l'esperienza della lettura e dopo si fa un'esperienza visiva, dove attraverso le tavole si racconta nuovamente questo libro. Quindi questo effetto è un effetto anche un po' innovativo, no? Quindi abbiamo messo l'esperienza della lettura con l'esperienza visiva, tutte e due messe insieme. Rosalba Volpe è un'autrice emergente, questa è la sua prima opera, il libro è partito molto bene, l'abbiamo presentato naturalmente in questa splendida cornice. Io sarò sempre grato al professor Borriello anche per averlo interpretato, fatto un'interpretazione straordinaria poco fa, quindi siamo felici della nascita di questo libro e invitiamo tutti naturalmente ad acquistarlo, a leggerlo, sperando naturalmente nel vostro gradimento e sperando che possiate apprezzarlo.